ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Michelle. Oggi siamo qui con il Fact Time con la mia ragazza, promesso da tanto tanto tempo. Leggermente in ritardo. Sì, leggermente in ritardo, dato che una nostra foto aveva raggiunto i 1000 like, ve l'abbiamo promesso. Lo scorso post di Instagram vi avevamo chiesto di farci delle domande e niente, ne avete fatte più di 100, ne abbiamo selezionate 10 che erano quelle un po' più interessanti. Niente, questa settimana ho fatto quanti video con te? Tipo 3-4, non mai fatto così tanti, ma per una volta che viene qui da me, ci sta, no? Ci sta? Sì. Bene. Dai, onesto. Allora, abbiamo qui il telefono, rispondiamo alle domande, ma prima vi ricordo di seguirci su Instagram tutte e due. A me Federico 95, a lei Michelle Bellucco. E comunque appaiono qua. Seguiteci perché facciamo tanti post carini noi, no? Sì. Tanti. Allora, abbiamo il telefono con le vostre domande, iniziamo subito a rispondere. Prima di leggere tu. Leggo io? Sì. Va bene. Serena in the Worldland, Fact Time, la tua ragazza da quale gioco Pokémon è partita? Disponito. Allora, il remake di Pokémon Oro. Quindi Earth Gold. Yes. Anche detto Cuore d'Oro. Quello mi ha fatto, dai. Bella Toto, dai. Pokémon preferito della tua ragazza? Mi salutate, siete perfetti e bellissimi insieme. Beh, Pokémon preferito. Quale Pokémon preferito? Il mio! Il mio Pokémon preferito! Non so se si riesce a vedere. Ti prendo in braccio per vedere il mio. Vai, tira su. Tira su, vedo Mew! Comunque il suo Pokémon preferito è Mew e per quanto riguarda il suo Pokémon preferito, basta guardare il video che ha fatto del tatuaggio. E qui rispondo anche un'altra domanda che molti ci hanno fatto. Sì. Ma Charmander, dato che quel video ha raggiunto 10.000 like, dov'è Charmander? Allora, ora ve lo spiego io. Allora, questo ragazzino qua già ha paura di farsi tatuaggi. Ma non è per quello, non è però proprio per quello. Il tatuatore ci vuole un po' prima che dà l'appuntamento, quindi per dare l'appuntamento ci vuole comunque un po'. Sì, io ho scelto bene perché comunque è un tatuaggio un po' particolare, non è che voglio fare un Charmander spiccicato là, deve essere carino. Quindi sto un attimo cercando, poi prendo appuntamento, ci vorranno un po' di mesi e poi ve lo porto. Promesso. Okay. Promesso. Non è che vi chiedi like e poi non li facciamo, no, promesso. Ne approfitto anche per dirvi che se volete un altro video con Michelle Fact Time per rispondere alle vostre domande, raggiungiamo per questo episodio tranquillamente 4.000 like, ce la possiamo fare, giusto? Sì. Approvato. Pugno. No. Vabbè. Pollo! Seconda domanda, legge Michelle, vai. Chi dei due è più geloso? Grazie, mangaka. Mangaka 96. Chi è il più geloso? Lui. Io? Sì. Gelosone delle ragazze? Sì. Delle ragazze che sì. Stanno dietro? Tu e due? Non sei gelose delle fan? Vero? Non è vero. Alefeno 02. Avete mai pensato di sposarvi o di abitare insieme? Sì. Rispondi. Sposarvi... No. Abitare insieme? Ma sì, dai, una casetta interessante insieme ci potrebbe essere. Dovrei sopportare tutti i giorni. Fare i video con me tutti i giorni, che bello, eh. Di sposarmi una cosa. No. Vai, per te. Allora, quando, come, dove vi siete conosciuti? Allora, quando, come e dove? Allora, quando al Video Game Show 2016. Esattamente il 13 marzo. Bravo, come sei arrivato? Figata, eh? Come? Mi ha chiesto una foto. Mi potrei mettere anche la clip tipo qua del video? No. La clip non la no, metto. No, ti prego. E invece la metto. Mi ha chiesto la foto. Certo, vieni. Tengo sempre in mano per il video dopo. Grazie a te. Luca Tester. Allora, Fact Time, cosa ne pensate dei film Suicide Squad? Secondo voi la coppia più bella di YouTube, siete stupendi. Allora, film Suicide Squad l'abbiamo visto l'altro giorno ed è una figata, cioè diciamo un casino, soprattutto il pezzo quando dice tipo col tablet ascoltate la parola di Dio! Col product placement della Samsung, non si è notato! Anche noi facciamo product placement della Samsung. Secondo me qual è la coppia più bella di YouTube Italia? Dire noi sarebbe troppo mainstream. Sì. Quindi diciamo Stepney e Marina. Sì. Se ci battono tutti quelli, senza fa. Da quanto siete fidanzati? Ma quasi 6 mesi? Quasi sei mesi, dai. Ci sta. Ci sta. Ed è tra l'altro l'unica ragazza che vi ho portato finora sul canale, perché con lei me la sento di portarla perché sono stupido. Penso di durare da tanto tempo. Ma tanto tempo. Fact Time, il cubo 89, la vostra generazione di Pokémon preferita? Vabbè, la prima cazzo. Che ci vuoi fare? È ovvio, poi con Pokémon Go ci siamo rinnamorati ancora di più della prima generazione. Sì. Ora tocca a te. Allora Fede,
questo è per te. Sì. Hai mai pensato di farti un tatuaggio tema Pokémon come Michelle? Magari proprio abbinato a quello suo? Un Mewtwo, per esempio? Allora, no, Charles ci sa perché è il mio Pokémon preferito. Ok, Mewtwo non proprio. Sì, ci ho pensato e ve l'ho spiegato all'inizio video. Ma Mewtwo no. Mewtwo no. Mewtwo no, perché verrebbe tipo un coso così, già c'ho paura, è un bel casino. Davi Fosco, Fact Time, da quanto state insieme condividete tutti e due la passione per i Pokémon? Allora, quanto state insieme abbiamo già risposto prima, sì. Quasi 6 mesi. Condividete tutti e due la passione per i Pokémon? Beh, se no non stavamo qua a fare video insieme. Giusto? Giusto. Più o meno. Più o meno, a grandi linee. Vai, leggi altra domanda. Se voi dovreste aprire una palestra, di che tipo sarebbe? Rispondi una dove? Io onestamente direi di tipo spettro. Ma palestra di pesi gym no? No? No, io direi di tipo spettro. Tipo spettro? Sì. Io direi drago. Che fantasia. Sono un doma draghi. Bene ragazzi, questa era l'ultima domanda di oggi. Ce l'avete fatte tante tante altre, ma rispondere tutti in un video sarebbe stato troppo lungo. Michelle non è l'ultima volta che tornerà qua, insomma starà con noi per sempre. Quindi Michelle, vuoi rispondere ad altre domande? Io no. Dipende. Dipende. Non ce l'avete fatte di domande sconce. Questo mi ha tipo sorpreso. Tipo, oh mio Dio, incredibile, YouTube Italia sta cambiando. Quasi. Ragazzi, 4000 like, prossimo episodio Fact Time con Michelle. Comunque con i video con Michelle altri ne ritorneranno. E niente, da Federic io non mi chiamo. E dalla bionda è tutto. E ciao.